Caspita, ragazzi, è il lavoro che fa per me! Non ho mai visto una coltivazione di mele più grande e rigogliosa di questa! Già! Fin troppo grande per occupartene tutta da sola! Tranquillo, fratello! Tu hai bisogno di riposare per stare meglio e io me la sono sempre cavata con gli alberi di mele! Oh, scusa, ti ho fatto male! Finirò questo lavoretto entro la fine della giornata! Quello di cui ho paura è che tu faccia il passo più lungo della zampa! Stai forse dicendo che faccio promesse ma che poi non le riesco a mantenere? Già! Con che faccia? Ti ricordo che sono tua sorella Applejack, il pony più affidabile, più corretto e più leale della contea! Sì, ma resti pur sempre da sola. E un pony solo di fronte a centinaia di alberi di mele non dà come risultato. Risparmiami i tuoi giochetti matematici, non ci casco! Ho detto che posso occuparmi di questo raccolto e intendo dimostrartelo! Coglierò fino all'ultima mela di questa coltivazione e farò assolutamente tutto da sola! My little pony, my little pony. Amore sia, si gentile, dai facile, la magia è insieme a voi si va, i migliori amici che potrai trovare. Sarà il caso che mi dia una mossa, le mele non si staccano mica da sole dai rami. Ti chiedo scusa, Applejack, ma Muriel ha visto uno di quei brutti serpenti. Vedi, è solo l'idea ci fa saltare in armi. Me ne rendo perfettamente conto, ma la prossima volta cercate di sterzare un po' prima di Ponyville. Lo faremo senz'altro, Applejack. Ci vediamo presto, Winona cara. Jack, sei stata semplicemente... strameravigliosa! Esatto! Dobbiamo fare qualcosa per sdebitarci con lei per aver salvato la città. Ho un'idea! Facciamo una festa! Siamo pronti? Manca solo il tocco finale! Adesso sì che siamo pronti! Anche Applejack è pronta. Sarà da una settimana che non la vedo. Dal giorno fatidico. Ma arriverà di sicuro, vedrete. Applejack non è mai in ritardo. Un benvenuto a tutti. Oggi ci troviamo qui riuniti per festeggiare un pony su cui possiamo sempre contare in ogni situazione.
un pony che ha contribuito a... Hai visto la disinvoltura di Applejack sul campo, ragazzi? Che atleta! Questa settimana mi aiuterà con una nuova figura aerea. Sono sicura che sarà assolutamente grandiosa. Ne sono certa. E io per la prima volta mi occuperò dell'angolo zuccherino. Che cosa c'entra questo con Applejack? Oh, Applejack è la più grande pasticcera di tutti i tempi. Mi aiuterà. Faremo tanti dolci meravigliosi che saranno gratis per tutti i pony. Sì, d'accordo, meraviglioso. E ora, se possiamo parlare senza ulteriori interruzioni. Twilight. Twilight, ti chiedo scusa, ma volevo precisare che Applejack aiuterà anche me questa settimana per il censimento dei conigli. Dobbiamo contare i coniglietti che sono nati questa stagione. Mi darà una mano a riunirli, visto quanto è brava a radunare il bestiame. Oh. C'è qualcun altro? Nessun altro? No? Bene, allora, come stavo cercando di dire... mi arrendo! E ora, senza ulteriori indugi, sono onorata di consegnare la Pony Medaglia di Ponyville al nostro ospite d'onore. Un pony all'altezza della massima rispettabilità, affidabilità e integrità, nonché all'amica più valida e fidata di tutta Ponyville, Applejack! Così si fa, Applejack! Sei stata grande l'altro giorno! Che imbarazzo! Eccomi! Ci sono! Scusate il ritardo! Ti ho pestato la coda? Signora sindaco, tante grazie per questo bellissimo oggetto, premio! Ehi, quanto brilla, che bello! Che faccia buffa che mi viene! Okay. Dunque, grazie Applejack per averci salvato dalla carica delle mucche e per essere sempre disponibile con tutti. A me piace aiutare i miei amici pony. Ecco quant'altro. Grazie. Me lo sono sognata o Applejack sembrava un po' stanca? Stordita. Scompigliata. Perché? La sua chioma è in disordine. A me sembra a posto. Capisco che cosa stia combinando. Ops. Ehi, Applejack! Applejack! Come va, Twilight? Che storia è questa? È periodo di raccolta. Periodo di raccolta di cosa? Il periodo di raccolta delle mele della famiglia Apple. Si raccolgono tutte le mele mature dagli alberi e poi si vendono. Ma si può sapere perché fai tutto da sola? Perché Big Macintosh si è fatto male. E i tuoi parenti che ho conosciuto quando sono arrivata a Ponyville non ti aiutano? Erano venuti per la solita riunione di famiglia. In realtà abitano in altri punti di Equestria e sono tutti presi con il loro raccolto. Quindi devo fare da sola. E questo significa che devo subito riprendere il lavoro. Tac, tac. Devo lavorare. Bene. Ti puoi levare di mezzo, Twilight? Mi sono appena spostata. Applejack, non hai una bella cera. Non è proprio il caso di preoccuparsi. Sono in forma perfetta. Sei sicura che non ti serva aiuto? Aiuto? Grazie, neanche per sogno. Guarda che non ce la farai mai a finire da sola. Che cos'è? Una sfida, per caso? No. Bene, io ti dimostrerò comunque che posso farcela. E ora, se mi vuoi scusare, devo tornare al mio lavoro. Oh,
finalmente! Scusami tanto, mi dispiace, Rainbow. Stavo incestando mele e devo aver chiuso gli occhi solo per un secondo e quando li ho aperti era tardi. Allora spiegami cosa vuoi fare? Vedi quel marchingegno? Sì. Bene, io mi metto su quel seggiolino. Tu ti lanci da quella piattaforma sopra l'altro e mi catapulti in aria più di quanto potrai mai fare da sola. E quando sarò in alto potrò fare un sacco di evoluzioni esagerate che non potranno non far colpo su Wonder Balls. Non trovi sia un po' pericoloso? Non per un pony che sa volare! Se lo dici tu. Ah? Oh, mamma! Sei pronta? Uno, due, tre! Forse non sono stata chiara. Avresti dovuto atterrare sull'altro seggiolino. Ho capito! Applejack, si può sapere cosa combini? Insomma, pensavo di lavorare con l'atleta più in gamba di Ponyville. È così, infatti. Io sto benone, davvero. Mi è venuta un'idea. Sta a guardare. Ta-da! Meglio di no. Ok, proviamo un'altra volta. Sono sicura di farcela. Arrivo! Ferma! Non c'è di che, amica! Ti serve una mano? Veramente ho l'impressione che serva molto di più ad un altro pony di mia conoscenza? Applejack? Già! Applejack, possiamo parlare? Applejack, possiamo parlare? Come se le api sanno nuotare? Non mi pare proprio! No, possiamo parlare! Pentole per cucinare! E che cosa devi cucinare? No, ho detto che ho bisogno di parlare con te! Hai bisogno di andare a bere un buon tè? Certamente, chi te lo proibisce? Ho bisogno di parlare con te, ho detto! Oh, e allora perché non l'hai detto subito? Di che cosa hai bisogno di parlare? Rainbow Dash oggi è venuta a trovarmi! Gentile da parte sua, è una buona vicina! Peccato però che si sia schiantata sul mio balcone dopo che tu l'hai catapultata in aria! Oh, mi dispiace... Si vede che non ero in me questa mattina. Perché stai lavorando troppo e ti servirebbe aiuto. Cosa? Un'auto? Non mi serve un'auto, non ho preso neanche la patente. Aiuto, ti serve aiuto! Niente da fare, Twilight. Voglio dimostrare a te e a tutti i pony che posso fare il lavoro completamente da sola. E ora se vuoi scusarmi, devo andare ad aiutare Pinkie Pie. Allora, Pinkie Pie, te la senti davvero di preparare i muffin e badare al negozio questo pomeriggio? Certamente sì, signora Cupcake! E poi mi aiuterà il pony più premiato di Ponyville, nonché la pasticcera più rinomata, vero Applejack? Non è vero, Applejack? No, non sei la pasticcera più rinomata! Cosa? No! Volevo dire, non si preoccupi, sono capace di fare tutto dalle frittelle alle torte senza battere ciglio. Molto bene, allora più tardi, ragazze! Smettila di agitarti! È il momento di andare in cucina! Molto bene, vado a prendere uova e zucchero. Puoi passarmi le scaglie di cioccolato? Che cosa hai detto? Scaglie di cioccolato! Scaglie? Capito! Dunque, vediamo un po'. Scaglie di patate. Prendo queste. E adesso? Bicarbonato di soda! Soda! Perfetto! Così le scaglie di patate vengono molto meglio. E adesso? Una tazza di farina! Una tazza di acidina? Beh, il limone è sicuramente acido. Tazza di acidina in arrivo! Hai bisogno di altro, Pinky? Sì, verme di grano! Oh, verme di grano! Oh, deve essere il suo modo di chiamare i vermi di terra! Sono sicura che verranno una delizia! Se lo dici tu! Spettacolari muffin gratis per tutti! Già, sono muffin da spettacolo! Prendeteli che sono candy!
Eccoci, siamo a disposizione. Oh, grazie, Twilight. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Oh, no! Che cos'è successo? Si sono sentiti male dopo aver mangiato i dolci fatti al forno. No! Quelli non erano dolci! Erano schifezze! Colpa di Applejack! Ne vuoi? Cosa? Applejack, noi dobbiamo parlare. Cosa? Sei tu, Twilight? Lo so quello che vuoi dire, ma la mia risposta è sempre no. Non voglio offendere nessuno, ma tu hai bisogno di aiuto. È dura, è vero. Ma la risposta è ancora no. Fidati, voglio darti una mano. Una mano? No, grazie. Sforzo. Ci sono quasi. Fatto. Dimostrerò a tutti che sono in grado di gestire un raccolto di mele. Avanti! Mele! Cadete! Applejack, io credo che quell'albero sia morto. Sì, lo sapevo. A dire la verità, c'è un'altra cosa di cui volevo parlarti. Vengo adesso dal pronto soccorso di Pony. Sai una cosa? Non ho tempo di stare ad ascoltare le tue storie, Twilight. Se mi permettessi di aiutare. No, no, no! Insomma, quante volte te lo devo ancora ripetere? Non ho bisogno dell'aiuto di nessuno! Ah, quel pony è più cocciuto di un mulo! Senza offesa? Nessun problema! Oh, Applejack, sei stata gentilissima a offrirti di aiutarmi per il raduno annuale dei conigli. E per quale motivo si fa? Ecco, devi sapere che sono nati molti coniglietti e io ho il compito di contare tutte le nuove famiglie. Bene, possiamo cominciare allora? Certamente, ma per favore tieni presente che questi sono conigli e non mucche. Sono animali timidi, vanno trattati gentilmente. Non ho alcun bisogno di istruzioni su come si radunano gli animali. Giusto, Winona? Dunque, coniglietti, avrei bisogno che vi radunaste tutti qui al centro. Avete sentito? Su, datevi da fare! Tutti al centro! Muoversi! Grandioso, oh. Quello che ci voleva! Vai davanti, Winona! Applejack, Winona, fermatevi! Così li spaventate! Sappiamo bene cosa fare! In riga, coniglietti! Oh no! Carica in arrivo! Ormai manca poco. Devo finire il raccolto. Adesso basta, Applejack. Il raccolto non ha causato problemi solamente a te, ma anche alla schiena di un Pegasus, allo stomaco di una mandra intera di pony e alla serenità di una schiera di coniglietti. Ora tu puoi dire quello che vuoi, ma hai bisogno di aiuto. E invece no. Guarda, ce l'ho fatta. Ho portato a termine il raccolto di tutto il frutteto senza l'aiuto di nessuno. Che cosa ne dici di queste belle mele? E tu, che cosa ne dici di quelle belle mele? Mele? Ancora mele? Ancora tante mele? Sempre mele? No! No! Applejack! Oh? Oh, bene, sei viva.
Ora stammi a sentire, ho il massimo rispetto per la vostra famiglia. Siete sempre pronti ad aiutare chi è in difficoltà, ma se mettessi da parte un po' del tuo orgoglio, permetteresti agli altri di aiutare te. D'accordo, Twilight. E non voglio più sentirti dire di no. Cosa? Infatti ho detto di sì. Sì, ti prego, mi farebbe comodo un aiutino. Adorata Princess Celestia, Applejack è indubbiamente la migliore amica che si possa desiderare, sempre pronta ad aiutare tutti i pony. Il problema è che quando è lei ad avere bisogno di aiuto, fa fatica ad ammetterlo. Dunque l'amicizia non è solo sapersi donare agli amici, ma anche accettare ciò che gli amici hanno da offrire. Vostra fedele allieva, Twilight Sparkle. Che ne dite di fare una pausa? C'è un bel succo di mela fresco che vi aspetta! Ah, ragazze, non so davvero come ringraziarvi. So di essere stata un po' testarda. Un po'? Sì, è vero, parecchio testarda. E mi dispiace veramente molto. Sapete, è stato un onore per me il premio Pony Medaglia. Ma il premio più bello resta quello della vostra amicizia. Ui! Tutto quel lavoro fisico mi ha messo un certo appetito. Io ho giusto quello che ci vuole. Oh no, Spike, li avevo buttati via. Ma dove li hai trovati? Tra i rifiuti. Ma come, neanche un morsino, dai! Sparisci! Lascia stare, Spike, non mi sogna proprio! Oh, chi sarà a quest'ora? È ancora buio! Alzati, la vendita del sidro sta per iniziare! Portando? E perché questa fretta? Perché? Non ricordi cos'è successo l'anno scorso o quello ancora prima? E che si ripete ogni anno per la stagione del sidro? Pinkie Pie! È sempre la prima della fila e quando è il nostro turno il sidro è già finito! Allora immagino... Ma quest'anno non accadrà! Quest'anno arriverò prima dell'alba in modo da poter bere tutto il sidro che voglio e ridere quando lei rimarrà senza! Quest'anno ho un piano perfetto! Potrei anche comprare tutto il sidro e non berlo subito, ma sorseggiarlo goccia a goccia davanti a lei! Accipicchia, sembra che qualche altro pony abbia avuto la tua stessa idea! Ah, come sei bella, Pinkie Pie, adoro il tuo nuovo look! Chi sono tutti gli altri pony? Fantastico! Ieri notte non riuscivo a dormire per l'emozione e ho pensato bene di accamparmi qui. Così l'ho detto ad altri pony e anche loro hanno pensato che fosse un'idea grandiosa. E ora è diventata una vera e propria festa del sidro! Cavoletti! Spero che non finiscano il sidro prima che tu l'abbia assaggiato! Siamo all'inaugurazione della stagione del sidro. Già! Vuol dire che mancano 30 giorni alla stagione dello zaffiro. Attenzione, attenzione! Dichiaro la stagione del sidro ufficialmente aperta! Visto? Era ora. Alla stagione scorsa che lo stavo aspettando. Chiediamo scusa a tutti. Per oggi il sidro è finito. Ecco, lo sapete, come al solito. Questa sì che è una bella novità. L'avete finito un'altra volta. Non ce n'è mai abbastanza per tutti. State tranquilli, per me non c'è problema. Perché non fate abbastanza sidro per tutti quanti? Io resto sempre senza. Sì, sì, ascoltatemi, quest'anno abbiamo fatto il possibile per aumentare la produzione. Siamo stufi, dite sempre la stessa cosa. E vi assicuro che è la pura verità. Il sidro della famiglia Apple viene fatto con amore e passione, utilizzando solo le migliori mele di Equestria.
Mi dispiace, ma il nostro lavoro richiede tempo. No, non è troppo poco! Abbiate un po' di pazienza, domani ne avremo molto altro da offrirvi. Ha ragione, lo sai, con la fretta non si raggiunge la perfezione e la produzione di quest'anno era davvero ottima. Ah, Pinkie Pie. Non dimenticherò mai il sidro che ho appena bevuto. È stata un'esperienza mistica, il suo gusto è unico al mondo, credimi, dovresti provarlo. Per mille mele marce, cos'è quello? Fratello, guarda qua, ovunque noi andiamo è così nelle città. Tutti questi pony sono molto assetati, ma aiutarli si potrà. Forse loro non sanno che questa afflizione non servirà più, perché noi presenteremo una pronta soluzione che li tirerà su. Cogliete l'opportunità, aspettabile comunità. Lui è Flim, lui è Flam, della ditta dei Flim Flam Brothers, gemelli del sidro di qualità. E vedete che cosa? Questo è il sidro migliore al mondo, ragion per cui, lo sai? Nessun altro in città può sperare di trovare ciò che voi ora vedrete. E cioè ettolitri di puro sidro. Freschissimo lo troverete! E tanto da poterci nuotare mentre lo bevete. Ne dubito proprio. Cogliete l'opportunità, aspettabile comunità. Lui è Flim, lui è Flam, della ditta dei Flim Flam Brothers, gemelli del sidro di qualità. Ma adesso voi vi chiederete, a che serve quel macchinario? In primis ci porta un po' dovunque. E adesso voi vi chiederete, dov'è il vostro famoso sidro? In verità non ce n'è un goccio, ma attenzione, ascoltate il mio sogno. Mio fratello ed io in verità ne produciamo in quantità, a gran velocità, ed è qui la novità. È questa l'opportunità. Gente, questa invenzione è una gran rivoluzione! È l'incredibile, l'inappuntabile, l'infallibile, l'indispensabile! Flim Flam Brother, super spremi mele solo per voi! Allora che ne dici, sorella? Che bella opportunità che date alla comunità! Ma adesso su noi vogliamo vedere in moto questo super spremi mele della vita dei Flim Flam Brothers! Giovane puledra, sarei molto onorato se permettessi a me e mio fratello di prendere in prestito alcune delle vostre squisite e aggiungerei deliziosamente fragranti mele per la nostra dimostrazione. Certo, fate pure. Un'opportunità per la comunità. Pronto, pronto, flora, bing, ben, già. E andiamo a mostrare ai pony come si produce il nostro delizioso sidro. Guardate, amici miei! La festa è qui! Ecco dove avviene la magia, nelle ondeggianti, rimestanti, spiralizzanti budella della macchina. Proprio in questo istante le mele appena colte vengono trasformate in un sidro di alta qualità. Roba da far saltare i ferri di cavallo a tutti quanti! Dare un'occhiata si può! Momento, giovanotto! Vi glorificate troppo! Per il sidro migliore ci vuole anche il cuore! È solo questo l'ingrediente e non c'è macchina esistente che possa ricrearlo degnamente. Ebbene, son lieto l'abbia detto, il sidro deve essere perfetto. La qualità mia cara è totale, prego ne provi un bel boccale. Ci dica è soddisfatta, è sì o no di qualità. Le piace il nostro sidro, ci comunichi il verdetto. Questo sidro è perfetto, è la prova perché altri non ce n'è. Cosa ne dite, gente? Vi abbiamo stupiti oppure no? Per noi è chiaro come il sole, so che è così anche per lei e per lui. E voi tutti avete capito di che cosa stiamo parlando? Su, cogliete l'opportunità, aspettabile comunità. Due film, due fan della vita dei Flim Flam Brothers, gemelli del sidro di qualità. Non può eguagliare la cura che mettiamo noi nella produzione del nostro sidro. Ma
se funzionasse veramente, potremmo rendere felici tutti i pony della città. Non so che dire, ragazzi. Abbiamo sempre fatto il sidro nella stessa maniera. Già. Sentite questa proposta. Voi ci fornite le mele, noi mettiamo a disposizione la nostra macchina spremi mele super veloce. E poi ci dividiamo i dolci profitti in questo modo: 75 e 25. D'accordo. Aspetta, a chi va il 75%? Beh, a noi, naturalmente. E forniremo gratuitamente l'energia magica che serve per far funzionare la macchina. Il sidro ci consente di guadagnare durante l'inverno. Se accettassimo, consumeremmo subito tutte le mele. Allora, cosa avete deciso? Niente da fare. Ha! Molto bene. Se rifiutate l'offerta di diventare nostri soci, vorrà dire che diventeremo concorrenti. Non osereste mai. Ne sei sicura? Non preoccupatevi, carissimi. Vi promettiamo che ci sarà sidro in abbondanza per tutti voi. Se diventeremo concorrenti, fallirete in poco tempo. Preoccupano Flim e Flam. Granny Smith ha detto che sono solo dei palloni gonfiati. Non ne sono così sicura. Secondo me dicevano sul serio quando hanno minacciato di farci fallire. Finito! Questo è l'ultimo boccale. Starai scherzando, no. Spero! Se tornate domani ce ne sarà ancora. Domani? Sarebbe a dire, no, perché? Ci è sembrato di capire che avete qualche problema. Chi l'avrebbe mai detto? Avete finito di nuovo il sidra! Chi vuole del sidra? Uno alla volta, prego! Non preoccupatevi, carissimi. Il nostro super spremi mele farà sidro in abbondanza per tutti. Non potete vendere quel sidro. È fatto con le mele dei nostri alberi. Che cos'è, una specie di scherzo crudele? Non temete, amici miei. Ci sono mele in abbondanza a Equestria. Ne troveremo delle altre e faremo più sidro di quanto possiate immaginare. E noi faremo più sidro di voi e più in fretta. Non è la velocità che conta, piccola mia, ma la qualità. Chi se ne importa della qualità del sidro se io non riesco mai a berlo? Ah, che pena che mi fanno questi poveri pony insoddisfatti! Qui si vende solo il sidro della famiglia Apple! Il nostro sidro di mele parla da solo! Bene, perché non lo confrontiamo? Dove volete e quando volete! Basta con queste sciocchezze! Noi con la nostra macchina in un'ora possiamo produrre abbastanza sidro per dissetare l'intera città! Noi lo faremo in 45 minuti! Non esagerare, Apple Bloom, vacci piano! Cosa c'è, Granny Smith? Lei è un pony o un coniglio? Temo d'aver capito male, giovanotto! Se andate così fieri del vostro sidro, non capisco quale sia il problema! Ci vediamo domattina proprio qui! Ci spiace tanto, ma purtroppo non abbiamo neanche una mela! Potete usare le nostre, ve le cediamo volentieri se si tratta di darvi una lezione su come si fa il sidro! Perfetto, ecco la scommessa! Chi produrrà in un'ora il maggior numero di barili avrà il diritto esclusivo di vendita del sidro a Ponyville! E dopo che vi avremo sconfitti, non dovrete mai più far vedere le vostre facce da imbroglioni qui in giro! Allora, a domani! Non ti preoccupare, sono sicura che vincerete voi. Sarà meglio, perché se perdessimo smetteremmo di fare il sidro. Applejack, siete certi che sia una buona idea? Io e la mia famiglia abbiamo piena fiducia nella nostra capacità di produrre il sidro! Oltretutto, nessuno può dare del coniglio alla mia nonna! Attenzione, la sfida ha inizio! Beh, buona fortuna! Grazie, Twilight! Ce ne servirà! In un'ora le squadre dovranno produrre la maggior quantità di sidro possibile. A tempo scaduto le botti saranno contate e il vincitore diventerà il fornitore esclusivo di sidro di tutta Ponyville. Oh, per me vincono gli Apple. Le squadre sono pronte?
Siamo pronti. Pronti anche noi! E allora? Via! Abbiamo già riempito una botte! Scommetto che quei due non hanno nemmeno riempito! Oh! Oh! Dobbiamo dimenticarci di loro se vogliamo sperare di vincere. Scusami, sorellina. Meglio accelerare, nonno. Non ce la faremo mai. Buona. Cattiva. Ti riposerai quando avrai finito, Big Mac. Macina, macina. È incredibile. Anche se vanno al massimo, gli Apple stanno producendo solo un terzo del sidro dei gemelli. Signor Sindaco, i membri onorari della famiglia Apple possono partecipare alla sfida. Beh, non ne sono sicura. Flim, Flam, sareste contrari all'aiuto di membri onorari della famiglia? Ha voglia di scherzare? Anche se fossero aiutati dall'intera popolazione di Canterlot, noi vinceremo comunque. Credo che possa andar bene. Applejack, tu che cosa ne pensi? Mi piacerebbe molto che il resto della mia famiglia ci aiutasse. E vai! Non permetteremo a quegli imbroglioni di far chiudere la fattoria dei nostri amici. Giusto! Fluttershy, aiuta Applejack a scuotere gli alberi. Va bene. Pinkie Pie, tu avrai il compito di raccogliere le mele. Sì, signore! Cioè, sì, signora! Rarity, tu hai un buon occhio. Aiuterai Granny Smith al controllo qualità. D'accordo! Rainbow Dash, ti va di aiutare Big Mac con la macina? È la mia specialità! Molto bene, allora salviamo il giardino dolci mele! Al lavoro! Attenta, Apple Bloom! Non fartele sfuggire! È tutto sotto controllo, Pinkie Pie! Buona, cattiva, cattiva, buona! Meravigliosa! Orribile, orribile, meravigliosa! Secondo i miei calcoli, ogni 5 barili prodotti da noi, loro ne fanno 3. Continuiamo con questo ritmo, siamo ancora in gioco, ragazzi! Che facciamo, Flim? Così rischiamo di perdere! E va bene, raddoppiamo la velocità! Non funziona, ci vuole un'altra idea! Tranquillo, so io come fare! Sei un genio, Flam! La nostra produttività è al massimo! Non fermarti, Rainbow Dash! Continua a macinare! Se vogliamo vincere, bisogna saltare il controllo qualità! Non c'è tempo! Ah, stai indietro, tu! Una sola mela marcia può rovinare tutto il sidro! Applejack, convincila tu! Non ha alcun senso vincere barando! Cerchiamo di velocizzare il ritmo! Avanti, diamoci da fare! Va bene, ho capito! Doppia velocità! Applejack. Grazie. Sono certa che la tua onestà sarà meritatamente ripagata. Hanno vinto Flim e Flam! Non è possibile! Abbiamo perso.
Ah, che peccato, famiglia Apple! Mi spiace tanto per voi, ma temo che dovrete cambiare mestiere dopo la magra figura che avete appena fatto. Che ne dici, fratello? Saremmo costretti a buttare giù tutte quelle vecchie costruzioni? Penso proprio di sì, fratello caro. Del resto, questo non è più un giardino dolcimele. Che ne dici se lo chiamassimo Campi Flim Flam? Sto per fare una spremuta di mascalzoni! No, Rainbow Dash. Un patto è un patto. Vi faccio le mie congratulazioni. La vendita del sidro a Ponyville è affidata a voi. Coraggio, famiglia Apple. Andiamo a fare le valigie. Niente paura, amici miei. Abbiamo sidro in abbondanza per tutti quanti. Tranquilli, andate pure. Davvero, andate. Va tutto bene. Sotto a chi tocca! Bevete! Alla salute! Un sapore orrendo e disgustoso! Mio, ci sono delle pietre! Non pagherei un centesimo per questa brodaglia! Nemmeno un centesimo? Neanche uno? No! Facciamo metà prezzo, sì. Sono d'accordo. Un centesimo per due boccali? No! Il barile è intero. Un centesimo per un barile? No! A quanto pare è sopravvenuto un piccolo problema nella città di Ponyville. Nessuno vuole il nostro sidro. Altra città? Altra città. Andiamo, Flim! Andiamo, Flam! Se ne sono andati! Questo vuol dire che il giardino dolcimele è ancora vostro. Così potremo continuare a bere il sidro di alta qualità della famiglia Apple. Grazie a quella stupida gara abbiamo prodotto abbastanza sidro per dissetare tutta la città. Cara Princess Celestia, vorrei condividere con voi i miei pensieri. Non ho imparato niente! Il mondo gira sempre nello stesso modo. Ma se fai le cose nella maniera giusta, i risultati parleranno da soli. Certo, ho capito che i miei amici sono sempre pronti ad aiutarmi e che posso contare su di loro per qualsiasi cosa. Ma la verità è che anche questo lo sapevo già! Sempre Apple Bloom. Io spero che sia così. Lo speri solo? Io ne sono certa. Dopotutto hai vinto il rodeo di Ponyville 10 volte. Guarda, hai ottenuto molti più nastri blu di chiunque altro qui. Non vedo l'ora che la mia sorellona faccia mambassa di nastri blu a Equestria e porti a casa il titolo di campionessa di rodeo di Equestria. Derpy, fai attenzione! Cerca di non causare altri danni oltre a quelli che hai già fatto. Non capisco che cosa sia andato a storto! Sì, è proprio un bel mistero. Hai fatto un ottimo lavoro, Rainbow Dash! Posso fare qualcosa per aiutarti? No, niente! Te lo chiedo in nome di Celestia! Ti prego, siediti lì e non fare nulla! Ops, scusa tanto! Applejack! 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 Molto bene, posso avere la vostra attenzione? Un attimo di silenzio, prego. Oggi siamo tutti qui riuniti per salutare Applejack, che quest'anno parteciperà alla gara di rodeo di Equestria che si terrà a Canterlot.
Inoltre, voglio ringraziare Applejack in anticipo. Infatti, devolverà generosamente il suo premio in denaro per restaurare il municipio. Sì, Applejack! Discorso! Discorso! No, scusate, non sono brava a fare i discorsi. Allora niente discorso. Ma... vi ringrazio, questo è il saluto più carino che un pony potrebbe desiderare. Avete fatto il tifo per me ad ogni rodeo fin da quando ero una puledrina. Donare i soldi che vincerò per ristrutturare il municipio è il minimo che io possa fare. Renderò Ponyville orgogliosa di me, lo giuro! Voglio che tu faccia vedere a tutti quei pony pomposi quello che sa fare un vero pony da rodeo! Puoi scommetterci, Granny Smith! E portaci qui tutti i soldi, chiaro? Può scommetterci, sindaco! Sì, ma divertiti e non ti innervosire! E se ti succede, usa la tensione per rendere ancora di più di quello che faresti! E mangia racket e popcorn e caramelle mole, mo danno tanta energia! Fa del tuo meglio e basta, Applejack. Oh, farò ancora meglio del mio meglio. Il treno per Canterlot in partenza. In carrozza, tutti in carrozza. Credo parli di me. Ci vediamo fra 7 giorni. Porta tanti nuovi nastri blu. E anche un sacco di soldoni. Contateci. Tra una settimana arriverò con una borsa piena zeppa di nastri blu. Dona un po' di sprint in più. Oh, spero che Applejack resti sorpresa da questa festa sorpresa. Ma la organizziamo apposta per questo. Lo so, ma spero che non ne sia talmente sorpresa da spaventarsi. Perché essere sorpresi è bello, ma venire spaventati può fare tanta paura. Sorpresa! Oh, Pinkie Pie, mi hai fatto tanta paura. Scusa, mi allenavo a dire sorpresa per quando arriverà Applejack e vedrà questa festa che festeggia la sua vittoria al rodeo di Equestria. Sorpresa! Silenzio, Pinkie, forse Applejack sta arrivando. Ok, Twilight, allora faccio riscaldamento ai muscoli labiali. Wow, è la miglior sorpresa che mi abbiano mai fatto. Come sapevate che è il mio compleanno? Chi ce la manda, Twilight? Che cosa dice? È di Applejack. Ai familiari e agli amici, non torna a Ponyville. Oh. Tranquilli, presto vi mando i soldi. Non dice nient'altro. Oh. Applejack non torna più a casa. Come sarebbe a dire che non torna più a casa? Lei adora Ponyville. E adora letteralmente il giardino dolci mele. E ama anche la sua famiglia. Oh, deve esserle successo qualcosa di davvero terribile per impedirle di tornare. Forse si è fatta male, o è triste, o ha paura. Beh, che cosa stiamo aspettando? Andiamola a cercare. Non preoccupatevi, la cercheremo in tutta Equestria se servirà. La riporteremo a casa. Siete le migliori. Grazie, ragazze. È caduta una mela dal nostro piccolo cesto. Thank you.
questo indizio non si rivelerà un vicolo cieco, dovremo tornare a casa a zoccoli vuoti. Abbiamo fatto una promessa. Che guaio, come faremo a dirlo alla famiglia Apple? Come faremo a dirlo alla città di Ponyville? Come farò ad arrivare alla prossima fermata? Siamo a Dodge Junction, ragazze. Pare che Applejack sia venuta qui dopo la fine del rodeo. Dividiamoci e cerchiamo di trovarla. Cavoletti! Svelta! Esci, mi hai capito? Che impazienza! Applejack! L'ho trovata! Io l'ho trovata! Che fortuna! Sei qui, Applejack! Siamo felici che tu stia bene. Trovata! Vado e torno! Che sorpresa mi avete fatto! Come va? Mi spieghi perché non sei tornata a casa? Infatti, che cosa ci fai qui? Anzitutto, stai bene? Hai qualche snack? Allora, cos'è successo, Applejack? Applejack, queste sono alcune delle tue amiche di Ponyville? Sì, signora. E lei si chiama... Oh, io mi chiamo Cherry Jubilee e posseggo il ranch di Cherry O. Applejack non ve l'ha detto? L'ho vista partecipare alle gare al rodeo di Equestria e non ho mai conosciuto nessun altro che vincesse così tanti nastri in tutta la mia vita. Sciocchezze, signorina Jubilee. Non ho fatto nulla di speciale. Ed è anche così modesta, vedete? Sono sempre felice di assumere pony con zampe veloci e schiena forte. Perciò, quando ho sentito che Applejack voleva cambiare ambiente, ho acchiappato al volo l'occasione e l'ho portata con me a Dodge Junction. Beh, divertitevi, avrete molto da raccontarvi. Ci vediamo al ranch. Cambiare ambiente? Ma che cosa vorrebbe dire? Niente di speciale, gente. Ho pensato di passare dalle mele alle ciliegie, ho accettato il lavoro e mi sono trasferita. Tutto qui, fine della storia. Tutto qui? Applejack, è terribile questa storia. Mi spiace, ma non c'è altro da dire. Siete carine a preoccuparvi per me, ma ora andatevene a casa. Salutatemi la mia famiglia e dite loro che è tutto a posto. Ti sbagli di grosso, Applejack. Non abbiamo corso in lungo e in largo per tutte Equestria in cerca di te per tornare senza di te. Non ve l'ho chiesto io di venirmi a cercare. Non ho altro da aggiungere. Scordatevi che io rimetta piede a Ponyville. No, non me la racconta giusta. Applejack ci sta nascondendo qualcosa. Hai ragione. Dobbiamo costringerla a vuotare il sacco. Perché? Cosa c'è nel sacco? Gli snack, vero? Lo sapeva che avevo fame! Pronta per cominciare il lavoro, Applejack? Certo, signorina Jubilee. Splendido! Entrate pure, ragazze! Che cosa ci fate voi altre qui? Noi selezioniamo le ciliegie. Vogliamo cominciare? Bene. Le ciliegie mature vanno in questo contenitore e quelle acerbe in quest'altro. Facile come mangiare una ciliegia. E ricordate una piccola cosa? Divertitevi! Che intenzioni avete voi cinque? Beh, a sentire te sembra che lavorare in un ciliegietto sia fantastico. Bene, però sia chiaro, non ho nessuna voglia di parlare di Ponyville. Bene, allora chiudi la bocca e inizia a trottare. Applejack, com'è andata a Canterlot? Non sto parlando di Ponyville, parlo di Canterlot e sono città diverse. Tutto bene a Canterlot. Ti sei divertita al rodeo? Certo. E hai conosciuto dei pony simpatici? Qualcuno. Davvero? Hai visto anche Wild Bullycock? E l'hai vista Calamity Mane? Sì, li ho visti entrambi. E come l'hai conosciuta la signorina Jubilee? Al rodeo aveva uno stand di ciliegie con tante cose buone. Scusami. Biscotti alla ciliegia, torta di ciliegia, cheesecake di ciliegia, anch'io un frutteto e così chiacchierando. E tu le hai raccontato del giardino dolci mele? Sì. E a lei? L'hai detto perché non torni a casa? No, perché questi non sono affari suoi. Puoi andare un po' più piano, per favore? È per via di quella volta che ho fatto piovere solo su di te, forse. No! Aiuto! Sei offesa perché ti ho regalato quel libro su come far fruttare i frutteti? No! Ti sei perché?
volta che ho criticato la tua criniera? No, no, no! Non ve lo dico il motivo! Beh, ragazze, a quanto pare abbiamo fatto fiasco. Siamo state troppo carine con lei, ecco. Già, nei casi estremi bisogna ricorrere agli estremi rimedi. È arrivato il momento dell'artiglieria pesante. Ciao, Applejack. Serve una zampa? Forse. Prometti di non fare domande? Sì, te lo prometto. Tu mangi le fritte al ciliegia? Oh, scusa, ho fatto una domanda. Domande come questa vanno bene, Pinky. Non ho mai mangiato una fritta al ciliegia. Vabbè, non mi sorprende, perché l'ho inventata io. La fritta al ciliegia è una tortiglia fritta piena di purè di ciliegia. Fritta al ciliegia, che bel nome, vero? O forse dovrei chiamarla friliegia, suona bene anche così. Per te qual è il più bello, friliegia o fritta al ciliegia? E se li mischi insieme, frittelli liegia, qual è che ti diverte di più? Amo le parole divertenti, una delle più buffe è kumquat. Non l'ho inventata io, coltiverei kumquat solo per poter ripetere kumquat tutto il giorno. Kumquat, kumquat, kumquat. E uva spina! Non è una cosa divertentissima da dire? Uva spina, uva spina, uva spina! Ripeti con me! Uva spina con quattro, uva spina con quattro, uva spina con quattro, frittelli liegia! Fatela smettere, fatela smettere! Se vuoi farla smettere, l'unica maniera che hai è vuotare il sacco! No, mai! A proposito di sacco, hai mai notato quante parole fanno rima con sacco? Fiacco, smacco, almanacco, pacco col pacco! D'accordo, va bene, vi racconterò quello che è successo! Ti prego, però, smetti di parlare! Non possiamo rimandare a domani a colazione? Sono stanca morta adesso. Domani a colazione? Cosa ne dite voi? Ehi, lo Pinky, prometti? Sì, vi dirò tutta la verità a colazione. Pinky, prometto. Sono contenta che finalmente Applejack ci dia delle risposte. Sì. Speriamo. Non preoccuparti, Rainbow Dash, dovrà confessare per forza. Ha fatto una Pinky promessa. Buongiorno, Applejack, pronto per la colazione. Nessuno può infrangere una Pinky promessa. Applejack! Era una Pinky promessa! Applejack, torna subito qui! Ragazzi, devo filarmela alla svelta! Sta scappando! Non ci riuscirà! Guardate là! Seguite quella carrozza! E adesso facciamo i conti! Non ci potevo venire a colazione! O avrei dovuto spiegarvi quello che è successo! Beh, io... Mi spiace tanto, Pinky, ma non posso raccontarvi la verità! Non ce la faccio!
sentito un mi spiace e per ora mi accontento. Ti scuserai come si deve più tardi. Rarity, prendi! Piggy, no! Rainbow, torniamo indietro! Non c'è tempo! Io non aspetto e combina guai! Adesso lo sapete. Sappiamo che cosa? Beh, non hai visto? Certo, sì! Hai vinto un'incredibile quantità di nastri! Come ha detto la signorina Jubilee! Tu non capisci! Ho vinto nastri di tutti i colori! Di tutti i colori! Tranne il blu! Sono arrivata quarta, terza, persino seconda! Ma di un primo premio neanche l'ombra! E ancora peggio, nessun premio in denaro! Nel telegramma avevi scritto che avresti mandato i soldi. Per questo sono venuta qui. Volevo guadagnare un po' di soldi. Dopo la festa di arrivederci che avete organizzato a Ponyville, non me la sentivo proprio di tornare a zoccoli vuoti. Non potevo tornare da perdente. Ma Applejack, tu non sei una perdente! E poi sei nostra amica! Anche se tu fossi arrivata cinquantesima, per noi resti sempre la numero uno! Allora, non vi ho deluse o sconvolte? E che mi dici del sindaco? Non ce la farò a guardarla in faccia e dirle che non ho vinto i soldi per riparare il tetto. Applejack, un altro modo per riparare il buco nel tetto lo possiamo trovare, ma se tu non torni a casa non riusciremo a riparare la ferita nei nostri cuori. Accidenti! Adesso mi fate anche diventare sentimentale! Cara Princess Celestia, è molto facile essere orgogliosi quando si arriva primi, un po' meno quando si rimane indietro. Ma è sbagliato nascondersi se non si raggiunge il risultato sperato. Bisogna affrontare i propri limiti, con l'aiuto dei propri amici e della propria famiglia. Quindi che ne pensi, Rarity? Fritta liliegia o fritta ciliegia? 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 Fritta liliegia. Appena arrivo a casa me la paghi, Rainbow Dash! Fritta ciliegia, fritta liliegia o fritta ciliegia? 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 Però non c'è male per un pony che lavora sempre con la testa fra le nuvole. Ah, sì? Perché tu pensi di poter fare meglio? Puoi giurarci, bella. Oh, no, l'ho mancato. A quanto pare sono stata più brava di te, ma forse non hai capito bene come si fa. L'obiettivo del gioco è avvicinarsi il più possibile al piolo. Va bene, va bene. Ti resta ancora un ultimo lancio, forza. Con un tiro così? Non potevi che mancare l'obiettivo! Sì, sì! Ma resto ancora io in vantaggio, sbruffona! Su, prova a battermi! Ho fatto centro! Ci sappiamo fare noi che viviamo in fattoria! Ho perso! Non te la prendere, Rainbow Dash! È soltanto un gioco! Io detesto perdere! Eppure sei sempre stata piuttosto atletica, ma io di più! D'accordo, Applejack! Pensi di essere l'atleta migliore di tutta Ponyville? In effetti stavo per rispondere di tutta Equestria, ma non mi piace darmi delle arie! Anch'io credo di essere la più brava, perciò devi dimostrarlo! In che senso? Ti sto sfidando a battermi nella gara di Pony Resistenza! E così si deciderà una volta per tutte chi è la migliore in tante gare diverse. Ma vuoi sapere una cosa? Accetto! My little pony, my
anoressia. Sii gentile. Dai, è facile. La magia è insieme a voi. Resistenza. Abbiamo organizzato una serie di gare per stabilire chi tra noi abbia le migliori capacità atletiche. E io a cosa vi servo? Non lo so. Che ci fa lei qui? Farà da giudice e terrà il punteggio. Giusto. Del resto qualcuno dovrà pur testimoniare ai posteri la mia straordinarietà. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione annuale della gara di Pony Resistenza! Spike, a chi stai parlando? Ecco... a loro! Dichiaro aperta la gara! Pronta? Partenza, via! Penalità di 5 secondi per aver urtato la botte. Ah, no, che peccato. Comunque sono 22 secondi. Neanche male. Ehi, rilassati. Ricorda, è solo un gioco. Adesso preparati. Pronta, partenza, via! Certo che sai come usarli, quegli zoccoli, Rainbow Dash. Grazie, ma non so se sono stata più veloce di te. Qual è stato il suo tempo, Spike? 18 secondi! Oh, 18 secondi! Rainbow Dash, di la verità, sicura che non gareggi nei rodei? Rainbow Dash vince lo slalom tra le botti! Mi sembra impossibile aver vinto! Sì, appunto, cerca di non farci l'abitudine. C'è male. Pff. Ma ora sta a vedere come si fa veramente. Anni di raccolta delle mele. Arrivo! Perché io? Via! Per un altro giro? No! Via! Rainbow Dash si aggiudica la gara del rodeo! E io ho perso! Coraggio! Come ho fatto a diventare una salsiccia? Anche questo vale? Jack. Ah!
Ce l'ha tutta! Applejack sta per avere la meglio sull'avversario! Così non vale! Non puoi sfruttare il volo per vincere! Tu, pari! Non riesco a capire che cosa dici con la corda in bocca! Ho detto! Evviva, ho vinto e stravinto! Considera che ti ho sotterrato! Cosa? Hai sfruttato il fatto di saper volare per vincere più della metà delle gare. Reagisci così perché sei invidiosa. Vorresti farmi credere che non hai usato le ali? Beh, no. Ma tu non hai specificato che non potevo. Non pensavo fosse necessario dirti di essere leale. Avrei vinto comunque anche se non le avessi usate. Oh, dimostralo. Con piacere. Come? Domani c'è l'annuale corsa delle foglie e io ti sfido ad arrivare prima di me. Sarà un giochetto da ragazzi. Un momento. Questa volta c'è una condizione. Dovrai gareggiare come gli altri. Perciò l'uso delle ali non è ammesso. Niente ali? Non c'è problema. Sbrigati! Arriveremo tardi per la corsa! Come mai questo interesse per la gara? È riservata ai pani! Lo so! È che vorrei fare ancora il commento in diretta. Sta a sentire! Gentili puledre e puledri, benvenuti all'annuale corsa delle foglie! È la vostra Pinkie Pie che vi parla! Annunciatrice ufficiale, cronista dall'alto! Mi dispiace, Spike, ma l'incarico è già stato affidato. Come tutti sanno, questa è una tradizione importante senza la quale le foglie degli alberi di Equestria non potrebbero cadere. Perciò preparatevi, pony! La corsa delle foglie avrà inizio tra 5 minuti! Permesso, scusate, permesso. Lasciate passare la vincitrice. Ti ricordo che hai vinto barando. Allora, Applejack, sei pronta a piazzarti al secondo posto? Sono pronta a disputare una gara in modo leale. Sì, sì. E ti ricordo che l'uso delle ali non è ammesso. Io penso che potrei vincere anche se le avessi legate dietro la schiena. Qua legata come un pollo. Un pollo che non ha più le ali adesso. Molto spiritosa. Almeno sono sicura che correrà in modo leale. Tutti i concorrenti alla linea di partenza. Pinkie Pie. Ehi, ti vedo basso, Spike. Per forza, sono io che sono in alto. So che sei l'annunciatrice ufficiale della corsa e sicuramente te la caverai alla grande, ma mi stavo chiedendo se... Cosa? Lascia stare. Spike, ti andrebbe di fare il co-cronista? Potremmo commentare l'azione insieme. Davvero? Forza, vieni su! Twilight, si può sapere che cosa ci fai tu qui? Partecipo anch'io. Bella questa Twilight! Non stavo scherzando. Che cosa? Tu non sei un atleta, sei... in... intellettuale? Non sono intellettuale, sono solo istruita. Intellettuale? Ma hai mai partecipato ad una gara? Veramente no, ma mi intendo parecchio di corse. E te ne intendi perché... Ho letto molti libri sull'argomento. E che cosa hai letto? Guida alla corsa per intellettuali. Allora, hai scaldato i muscoli oculari per allenarti. L'hai capito? Muscoli oculari! Ridi quanto vuoi, Rainbow Dash, ma la corsa delle foglie è tradizione di Ponyville. E siccome sono qui per imparare, voglio vivere l'esperienza in prima persona. Beh, è davvero fantastico, Twilight. Buona fortuna. Già, ci vediamo al traguardo, allora. Dopodomani. Bene, Pony, siete tutti pronti? In posizione... E ora diamo inizio alla cronaca ufficiale della corsa delle foglie. Vedi, Spike, nonostante il nome, non sono le foglie che corrono. No, sono i nostri amici pony a farlo. Ecco, sì, Pinkie Pie, sono i pony che correndo fanno cadere le foglie. Sono davvero delle pigrone, da sole non cadono.
Ma quest'anno la gara assume un significato diverso. Per conquistare la vittoria si affrontano due concorrenti, Applejack e Rainbow Dash. Vedi, Pinkie Pie, tra questi due pony è giunto il momento dello scontro finale. Scopriremo chi dei due è più atletico. Esatto! E finale fa rima con caviale. Sì, certo, è vero. Cosa? Adoro il caviale, ma se ne mangio troppo finisce che poi sto male. Perciò, niente caviale? No, grazie, non è il momento. Ma ora torniamo alle nostre sfidanti, Applejack e Rainbow Dash. Dopo essere partite a razzo, le ritroviamo che procedono abbaiate in un testa a testa. Ma che succede? Applejack si stacca portandosi il leggero vantaggio. Ma Rainbow Dash non intende lasciare che passi al comando. Eccola, il vantaggio di mezzo muso, o forse tre quarti di muso. No, 63,7% di muso. Approssimativamente. Applejack si lancia in avanti sostenuta da zampe potenti e si porta in vantaggio di 350 musi! È più difficile senza le ali, vero? Forza, Rainbow Dash! Mostra di che pasta sei fatta! Oh oh! Non avere troppa fretta, Pinkie Pie! Rainbow Dash sta per raggiungere in testa Applejack! Che sorpresa! Pensavo che Applejack avesse la vittoria in pugno! Non penserai certo che ti lasci vincere così facilmente! Ci posso credere! Lo so, è veramente meraviglioso! Non parlavo del panorama, Twilight! Rainbow Dash mi ha fatto inciampare! No, non è vero! E invece sì che è vero! Non è vero! Se avessi rallentato e guardato per terra come ho fatto io, avresti notato che si trattava di un sasso! Cosa? Oh, che sciocca! Ah, adesso ce ne vuole prima di raggiungere Rainbow Dash! Vedi di fare attenzione! Ci vediamo al traguardo! Non posso crederci! Dopo la battuta d'arresto, Applejack è tornata al comando del gruppo! Sì, è vero! È il meglio del meglio! Lei è la creme della creme, il fior fiore del gruppo! Un momento! Non credo sia possibile che sia un fiore se è un pony! Questo non me lo so spiegare! Ok... torniamo a seguire la corsa! Dove pensi di andare, Applejack? È inutile, tanto non ce la farai mai! Questo lo dici tu! Applejack mi ha fatto inciampare! Perché non guardi dove metti gli zoccoli? Sei inciampata nel tronco, vedi? Oh sì, ho visto! Ho visto e come quell'imbrogliona! Ti sbagli, Applejack non lo farebbe mai, è stato solo un incidente! Certo, come no! Voglio dire, sì, ne sono più che sicura! Non dimenticarti che si tratta di un gioco! Sì, ma d'ora in poi si cambiano le regole! E vedremo chi delle due l'avrà vinta! Rieccoci, abitanti di Ponyville! Sono io, Pinkie Pie! Con Spike! Rainbow Dash fa di tutto per portarsi in vantaggio! Non credo che un ortaggio possa aiutarla a vincere! Se si trattasse di preparare un minestrone, allora sì che potrebbe essere utile! A me piace più la macedonia, però, a te invece? Io... i biscotti? Ehi! Sembra che Applejack si trovi in un bel pasticcio perché Rainbow Dash l'ha superata! Guarda, bella! Senza ali! I concorrenti raggiungono il bosco del Coda Bianca di Equestria e Rainbow Dash riprende il comando! Ehi! Rainbow Dash! Allora quella piccola imbrogliona l'ha fatta apposta! Te la sei cercata! Bella mossa, Rainbow Dash! Eccoti qua! Pensavo che fossi in testa!
Ho la vittoria in tasca adesso. Già, peccato che gli altri concorrenti ti abbiano superata. Per tutte le criniere! Ci vediamo! Applejack, che ci fai qua in cima? Non c'è neanche un albero. No, ma la freccia indicava da questa parte. Rainbow Dash, mi dareste un passaggio? Ehi, hey, un momento, è vietato volare. No, sono vietate le ali. Devo confessare, Spike, che questa è la corsa delle foglie più interessante di tutta la storia di Equestria. Come del resto lo è il nostro commento. Non è tanto la corsa ad essere avvincente, bensì la non corsa. Sicura? Sì! Se davvero vuoi battermi, ti conviene... Ancora una volta Rainbow Dash e Applejack impegnati in un testa a testa per il primo posto! Applejack è davanti! Rainbow Dash la supera! Ecco Applejack! Torna Rainbow Dash! Ancora Applejack! Oh no, non ce la fa! Oh sì che ce la fa! Sei tu che hai cominciato! Intanto anche finire, stai tranquilla! Non te lo permetterò! Lo puoi scordare! Ti ringrazio! Ora sei spacciata! Oh no, questo non lo puoi fare! Siete pari! Pari? Al primo posto? All'ultimo! Davvero? E allora chi ha vinto? Tu! Oh no, ma sono arrivata al quinto posto! Un buon risultato, direi, considerata la mia inesperienza. Cosa? Scherzi, ma non è possibile! Tu sei lenta come una lumaca e poi ammiri il paesaggio! Esatto, mi sono data un ritmo, come spiegava il libro. E alla fine, quando gli altri erano senza energie, ho fatto uno sprint finale! Non ci posso credere! Twilight ci ha battute! Beh, con tutto il tempo che avete perso è stato piuttosto facile. Hai ragione, Twilight. Abbiamo avuto un pessimo comportamento. Già, tutto tranne che sportivo. Avete imparato una lezione importante. Princess Celestia! Come mai siete da queste parti? L'autunno è una delle stagioni che preferisco e sono venuta a festeggiare la corsa delle foglie. Mi dispiace che abbiate visto uno spettacolo così poco sportivo. Sta tranquilla, Applejack. Capita di lasciarsi trascinare nell'entusiasmo della competizione. Ma quello che conta veramente è non dimenticare mai che l'amicizia vale più di una gara vinta. Esatto, mia cara Twilight. Però purtroppo, visto che voi due eravate impegnate a farvi lo sgambetto anziché far cadere le foglie, molti degli alberi di Equestria ne sono ancora ricoperti. Principessa, non c'è problema. Possiamo rimediare adesso in un batter d'occhio. Ci stai, amica mia? Ti va un'altra corsetta? Ho proprio voglia di sgranchirmi le zampe!